ha dato una immagine di negligenza e di inefficienza che va punita responsabilmente, trovando le responsabilità. Filippo Bagni e Piero Bruni meritano il nostro pensiero e il nostro cordoglio. In questo momento mi sento di essere vicino appunto ad Arezzo in questo momento particolare e spero che vengano trovate al più presto i responsabili di queste morti assurde. Pietro Grasso, ex presidente del Senato della Repubblica ed ex procuratore nazionale antimafia ad Arezzo per la festa dei Liberi Uguali al Parco di Villa Severia, ha voluto ricordare così le due vittime della tragedia all'Archivio di Stato. Grasso è intervenuto nell'ambito dell'iniziativa dal titolo Per una nuova politica, per una sinistra utile e popolare, per una vita migliore. Prima si parlava, quando ero ragazzo, di diseguaglianze generazionali. No? Diversità generazionale. Oggi le diversità sono tra ricchi e poveri, le diversità sono tali, diseguaglianze sono tali che ormai c'è quasi una tecnica per lasciare i poveri dove stanno, gli umili, i fragili, gli ultimi, lasciarli fuori dai confini nazionali, magari in fondo al Mar Mediterraneo, e gli altri metterli nelle periferie, emarginarli nelle periferie delle città. E allora noi dobbiamo contrastare contro tutto questo e quindi liberi uguali, secondo la nostra Costituzione, significa essere liberi e uguali nei diritti e nelle opportunità. È quello che è il nostro prioritario programma, quello di combattere le diseguaglianze su tutti i campi.